È una grande serata di calcio allo stadio comunale Città di Arezzo per l'arrivo della Roma di Paolo Fonseca. Risponde alla grande il pubblico amaranto che piena la curva sud della Gominghelli. C'è il saluto agli amici aretini anche dall'affollata curva nord dove sono collocati i tifosi giallorossi. Intanto c'è una targa consegnata a De Santis, rappresentanza della Roma, dal presidente La Cava, tifoso romanista, che riceve una maglia giallorossa con scritto appunto il suo nome. Stretta di mano con l'arbitro Meraviglia di Pistoia. Nella Roma c'è anche Edin Dzeko, fresco di decisione di permanenza nella Roma, particolarmente atteso. Roma con certamente una formazione piena di titolari, nell'Arezzo di Donato il suo modulo sicuramente spregiudicato, che abbiamo già visto soprattutto in casa del Crotone. C'è la passerella tra i giocatori, chiaramente per quelli amaranto questa sera in maglia bianca, certamente una grande soddisfazione poter affrontare in casa la Roma. Il saluto al pubblico della curva Minghelli, che non ha lasciato anche questa sera soli i propri giocatori. Sventolano le bandiere giallorosse in curva nord, una curva finalmente piena. Dzeko riesce ad aprire in area di rigore per il tentativo di Florenzi, la prima parata della serata di Pissardo dopo 5 minuti. E poi Belloni parte nella sua cavalcata. Belloni va a puntare, Belloni palla dentro, che dira Fazio, forse lo mette giù, arriva l'arbitro e però ammonisce che dira per simulazione. A discutere questa decisione l'Arezzo insiste però con Sereni, parte attraverso, ancora che dira che di testa manda largo di pochissimo. L'Arezzo mette paura alla Roma. E ancora la formazione amaranto che cerca di impostare. C'è un lancio verso Rolando che trova una buona corsia laterale, proprio Rolando che cerca di andare le finte, ancora lui mette dentro Mesina, spalla la porta, si gira e poi batte, palla alta sopra la porta di Lopez, portiere giallorosso. Attenzione qui a Under, ancora Pissardo, Dzeko, gol, ma c'è fuori gioco. C'è fuori gioco, gran parata ancora di Pissardo. Qui siamo entrati nel secondo tempo, smarcato in area di rigore Zaniolo, arriva Baldan, per l'arbitro è calcio di rigore. Dopo 3 minuti della ripresa Perotti spiazza così Pissardo e dunque c'è il vantaggio romanista ad inizio ripresa. Poi sul ribaltamento praticamente che dira, intervento di Mancini e arriva un secondo calcio di rigore, questa volta per l'Arezzo. Belloni spiazza il portiere della Roma e c'è dunque il gol del pareggio dell'Arezzo al 7° minuto. Belloni ha battuto un rigore con molta tranquillità, c'è l'esultanza con i tifosi amaranto, è 1-1 tra Arezzo e Roma, botta e risposta dal dischetto ad inizio del secondo tempo. Una sfilza di cambi vedete per l'Arezzo, poi ci saranno diversi cambi anche per la Roma, entra sostanzialmente tutta la panchina. Intanto Kolarov dentro, Dzeko, grande intervento di Pissardo, l'Arezzo libera inizialmente, poi la Roma però riesce a recuperare palla, ancora Kolarov, il velo verso Dzeko che trova il gol fresco di permanenza, 2-1, Edin Dzeko sul velo di Zaniolo al 17°, la Roma torna in vantaggio. Nell'Arezzo è entrato anche Caso che si avvicina, batte, traversa. Arezzo ha un passo dal 2-2 con la traversa di Giuseppe Caso. Nel rigore c'è Antonucci, la battuta in qualche modo Pissardo, Kluivert riesce a mettere dentro, 3-1 all'88°, la Roma trova il tris, finisce 3-1 dunque per la Roma. Per l'Arezzo sicuramente una grande prestazione che dà molto morale in vista dell'Ecco la prossima settimana. Avevo chiesto questo tipo di partite, i ragazzi hanno disputato un'ottima gara, abbiamo fatto delle buone cose, sono contento, sono molto contento per come hanno affrontato a viso aperto una delle squadre più forti del campionato italiano, quindi sono stati bravi.
E beh, inizieremo a lavorare già da domani in funzione Lecco, a vedere i vari filmati che ci hanno mandato e inizieremo a valutare appunto quale sarà la tattica giusta. Merito del lavoro che si svolge, io credo molto nel lavoro, i ragazzi stanno lavorando tantissimo del 15 luglio e iniziano a capire cosa bisogna fare per ottenere degli obiettivi importanti. Oggi avevo chiesto appunto lo spirito di sacrificio da parte di tutti, sono stato accontentato e questo è un buon passo per affrontare il campionato. Ecco, ho capito la sicurezza, la tranquillità sia di chi è partito ma anche di chi è entrato a partita in corso. Sì, ma alla fine deve essere così perché nel loro DNA hanno la determinate qualità e quindi è giusto che si pensi sempre a giocare o perlomeno a cercare di giocare, anche perché alla fine è un gioco del calcio, non bisogna mai buttare via la palla, anche perché se ce l'hai tu non ce l'hanno gli avversari, quindi io penso che bisogna tenere il più possibile il possesso di palla e poi cercare appunto di verticalizzare al momento giusto. È una squadra molto coraggiosa che uscivano da dietro, hanno giocatori forti, è stato un bel test, forse noi non conoscevamo troppo ma ci ha servito tanto per allenare le cose che vogliamo fare in campionato.